Buongiorno, siamo alla Fiera del Mare, alla Coppa Italia di Karate Xen e qui abbiamo la nostra ospite. Buongiorno a tutti, sono Piralli Delia, vice coordinatrice nazionale dello Xen per il settore Karate e Arti Marziali. Sono felice di essere qui in quest'ultima giornata di gare che è la chiusura di un anno molto impegnativo e importante per lo Xen Karate, che dopo Foligno ha visto la rappresentativa nazionale agli Open di Dubai e questa era diciamo l'ultima gara della stagione in programma. Come sono i nostri atleti? Ci sono ragazzi ma anche un sacco di ragazze. Beh sì, ormai il karate è uno sport che viene praticato sia a livello maschile che femminile e in ugual misura e c'è una crescita molto importante soprattutto nel settore femminile ma anche qualitativamente parlando, perché ormai molti atleti della federazione sostanzialmente vengono alle gare che l'ente propone. Il karate non è soltanto uno sport di lotta e di competizione, giusto? Che cosa ci insegna? Ma il karate innanzitutto è più che uno sport, è una disciplina e quindi ci insegna all'educazione, al rispetto degli altri, tant'è che nel karate, a differenza di altre attività tipo sport a combattimento, i colpi vanno comunque controllati. Ok, quindi essendo uno sport molto educativo vedremo che cosa oggi i nostri atleti riusciranno a fare all'interno di questa grandissima manifestazione. Un saluto. Beh, ne approfitto per salutare tutti le persone intervenute e tutta l'organizzazione. Grazie.